se li scrivo quanti libri che ci sono bisogno. Se scrivi Angelo Piccone, cristiano evangelico, trovi il mio libro. Angelo Piccone, cristiano evangelico, in Google, e lo leggi. Mentre mi porta all'ultimo dentro la chiesa che frequentavo. Fratello Angelo, posso entrare nel libro e leggere particolari? Sì, basta che tu devi solo prendere l'ingresso del libro, perché poi se no lo devi pagare poi. Non costa caro, ma se ti interessa lo paghi. Ma l'ingresso già ti è più che sufficiente. Se poi lo vuoi pagare, lo compri. Ma stando qua, ogni sera non hai bisogno, perché queste cose le vedi dal vivo. Poi fai come vuoi tu. E allora, mentre entro dentro la chiesa, vedo un angelo piccone, giovane, e io davanti alla porta vedo quell'angelo piccone che bacia tutte le statue, non c'è nessuno là dentro, e io le cavo a tutti, i piedi di Gesù, a Madonna, Padre Pio, San Giuseppe, San Calogero, tutti i santi. E c'era. Fratello Angelo, io mi sto emozionando tantissimo. Questa sera ho avuto un sacco di emozioni, ho pianto e entrerò più spesso adesso. Gloria a Dio. E mentre facevo queste cose, vedevo che c'era un angelo dietro quell'angelo piccone giovane che lo bastonava. Con un bastone, ci dava colpi e bastonate. Ogni bastonata equivale una frazione di malattie che cova dentro di noi e ci fa malare. Ecco perché era ammalato. Lo dice qui nella Bibbia, in Esodo 20 dice: io maledico voi che vi prostrate davanti queste sculture, immagini o ideologie, fino alla quarta generazione dei vostri figli. Questo vuol dire che maledice i nostri figli, primogenito, secondogenito, terzogenito e quartogenito, e i figli del primogenito, del secondogenito, del terzogenito e del quartogenito. Ma benedico, dice, tutti quelli che mi adorano in spirito e verità. Questo dice. Io non lo sapevo perché i preti non, mica mi davano la Bibbia. Perché se mi davano la Bibbia io li prendevo a colpi di Bibbia. Mi capisci, Valeria? Il male che fanno loro è che non danno una Bibbia. Se loro dassero una Bibbia dentro la chiesa dovrebbero mettere una Bibbia sopra ogni sedia. Basta che uno legge la Bibbia, capisce tutto e scappa da quella chiesa. Perché sono delle marionette in quella chiesa, che fanno peccare quando dicono di pregare per i morti. È proibito nella Bibbia pregare per i morti. E loro si fanno pagare per una preghiera dei morti, di un morto, quando dicono il nome e un pace all'Eterno, assoluzione, 50 euro non ci bastano. Ci dicono che non si paga neanche la luce, la corrente.
E nella Bibbia c'è messo che è abominio pregare per i morti. Quando uno muore deve andare nella luce e nell'eternità. Basta. Quando noi preghiamo per loro, li tratteniamo qui, non li facciamo passare nella luce. Ecco perché alcune mamme che muoiono i suoi figli li pensano e si ammalano. E mentre li pensano li tengono qui, non gli fanno passare la luce. E lo spirito di quell'anima ce l'hanno sempre vicino. Ogni notte lo pensano e non dormono neanche loro. E si ammalano. Valeria, non ti ho parlato ora perché non ti ho sentito. No, adesso non ha parlato, si è emozionata adesso. Ah, forse è emozionamento pure lei però. Sì, è sensibile Valeria. Ah. Comunque... Io dicevo che stasera metto YouTube e guardo... Sì, guardi tutto. Tranquillo, va bene? Ci sono molti altri video, con calma poi li vedi, piano piano. E per farla breve, perché dobbiamo chiudere, che fra poco andiamo per la mezzanotte, così devo pregare ancora. Quando sono uscito da quella chiesa, mi ha mostrato qualcosa che mi interessava e per questo da quel giorno ho promesso fedeltà. Questa fedeltà è perché mi sono sentito toccato nell'anima. Ecco perché quando ho promesso non c'è potuto nessuno, neanche mia moglie. Mia moglie voleva che mi tagliavo i capelli, voleva che toglievo tutte queste cose, io no, perché la mia promessa è a Dio. Quando si fanno le promesse a Dio, non nessuno ci deve ostacolare. La promessa è verace, a costo di qualsiasi cosa al mondo. Ecco perché dico sempre, stiamo fermi nella fede quando facciamo la promessa. Fratello Angelo, scusami. Sì. E tu quindi, facendo questa promessa, i capelli non li tagli più allora? Li taglierò quando mi fa sentire lui, quello che mi fa sentire. Sì. Perché io capelli non ne avevo prima. Vedete i miei video prima? Ora invece vede che stanno spuntando i capelli nuovi. Li vedi Valeria, i capelli nuovi e neri? Quali li ha fatto? Li vedi? Sopra non avevo capelli, li vedi? E ci sono alcuni, neri. Figurati, guarda qua dietro i capelli neri. Qua dietro. Sì, li vedo. Questi capelli, guarda qua, che rozzolo. Una forte chioma. Questi qua sono 20 anni che prego per questi capelli, 20 anni. Non è che io avrei bisogno di capelli, ma per una dimostrazione del mio cambiamento, della mia rinascita. Io giorno 20 di questo mese 70 anni faccio, Valeria, e il Signore mi ha promesso che mi porta a 20 anni, hai capito? Capisci cos'è? Mi ha fatto capire come una persona può ringiovanire, sia nei tessuti, nel corpo, nella mente e nello spirito. Ci sono cambiamenti in questa vita che si possono avere. Un attimo solo.
Ai. Fratello Nicola, se vuoi entrare, puoi entrare, eh? Ebbene, da quel giorno ci sono tante altre cose, ma non posso dire tutte stasera perché fra poco dobbiamo chiudere. Da quel giorno non sono passate neanche una quindicina di giorni. Carlito, dica. Laghi. Laghi, c'è Laghi. Allora, quando sono passati più o meno 15 giorni, un pastore italiano è venuto, che passò di casa mia, e bussò alla porta dove abitavo io. Entrò, vide che c'era una Bibbia, quella dei cattolici, sopra il tavolino, e disse: di chi è quella Bibbia? Dico: mia. Ma la leggi? E quando c'ho tempo la leggo, mi stancano gli occhi e la poso, poi la riprendo. Vedi, quando non si trova nel cattolicesimo, magari che c'è una Bibbia, Satana ci fa stancare gli occhi, non ci dà possibilità di leggerla, si annoia, perché la persona non ha lo spirito adatto per leggere la parola di Dio, perché non gli appartiene. Dio è isolato o è isolata. A che leggevo un versetto, a che me ne davo un altro capitolo, a che andavo all'Apocalisse, a che ritornavo di nuovo alla Genesi, quando e quando la prendevo. Ma lì, quel giorno che venne quel pastore, mi invitò in una agape a mangiare insieme con tutti i fratelli e sorelle. Mi disse: sai, noi domenica ci riuniamo a mangiare insieme a tale paese, ed era là vicino dove abitavo io, e ci sono andato. Quando sono entrato là, ho visto tutti quei fratelli che mi abbracciavano, sorelle che mi abbracciavano. Io, con la solitudine che avevo, ho trovato emozionamento, come Carlito, quando si emoziona. Vedi Carlito, anch'io mi sono emozionato. Quando mi baciavano tutte quelle sorelle, quei fratelli, mi sono sentito a casa mia. Subito mi sono rianimato. E quell'amore che subito mi rialzò e mi stimolò. Buonanotte Nicola, buonanotte, Dio ti benedica, che il Signore sia con te, che la gioia del Signore nel sonno ti visiti e ti dia l'amore che hai di bisogno. Con la pace del Signore dormi tranquillo. Amen. Fratello Angelo, scusa, ti volevo chiedere, e tu prima, diciamo, eri un pochettino, come si dice, estroverso, tipo, cioè un po' introverso, tipo non davi tanta confidenza alle persone prima? Confidenza, come potevo dare confidenza se ero in difficoltà
con quando stavi male. Quando uno sta male, se ne sta sempre in disparte, magari per non far capire niente, stai un poco e non vedi l'ora che te ne scappi, te ne vai da solo. Esatto. Capisci? Sì. Perché c'è la stimolazione della tua incomprensione, della stimolazione di che cosa? La cosa che stai male e il tuo malore non lo vuoi. Ti senti male con te stesso, ecco, questo ecco. Ma da lì, quando il Signore mi fece quello che fece, io subito mi sono rianimato, subito, perché quando ho parlato con il pastore, ci ho detto, mi è successo questo, questo, questo e questo, e ho avuto paura. Mi ha detto, no, non devi avere paura, perché quello che è successo a te è la cosa più bella che possa essere. È entrato lo Spirito Santo dentro di te. Hai capito, Carlito? Ho capito, sì. E da quei giorni che proseguivano, poi ho frequentato la chiesa, quella chiesa è Chiesa Evangelica Libera, in Germania la chiamano Frei, Chiesa Libera Evangelica. Ho frequentato diversi anni e poi, quando sono venuto qui a Licata, ho frequentato la Chiesa Evangelica di Licata, delle Adi. C'è un poco di differenza perché le Adi sono più ristretti nella fede, ancora più cosa che alcune cose li mettono più a puntino. Però non è la Chiesa che salva. A me mi ha salvato Gesù quando mi ha tirato dalla morte sicura. Non mi ha salvato la Chiesa. La Chiesa mi ha dato quello che ho detto poco fa, l'affetto che mi mancava, mia moglie, i miei figli, la solitudine e le difficoltà che avevo prima. Però subito ho recuperato subito la mia vita, subito ho recuperato. E il tempo poi è trascorso, ce ne sono tante altre cose nella mia vita, perché sono 4 ore di testimonianza, ma non vorrei dirli stasera. Stasera do con la benedizione che da quel giorno ho promesso a Dio di aiutare tutto il mondo. Quando ci dissi cosa posso fare per quello che tu hai fatto per me, cura il mio popolo. Ecco perché mi sto adoperando notte e giorno per il suo popolo. Ecco perché voglio dare tutto me stesso a tutti. Ecco perché perdono a tutti, anche quelli che mi fanno del male. Già li perdono subito all'istante. Se li vedo l'indomani, li guardo come se fosse la prima volta che li vedo e li perdono. Questa è la cosa più bella, il perdono. Perché quando noi perdoniamo il male che ci fanno, la nostra vita non subisce il colpo di ritorno. Sapete cos'è il colpo di ritorno? Quando noi pensiamo male di una persona, noi stiamo maledicendo la persona. E mentre mandiamo il male, viene il colpo di ritorno su di noi, quel male si raddoppia, si raddoppia. E il colpo di ritorno è una batosta per noi, incredibile. Hai capito, Carlito? Sì, sì. Anche che ti fanno male, li devi perdonare. Qualunque male che ti fanno, qualunque. Bene, adesso vogliamo pregare e chiudiamo la live.
Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo vogliamo venire a te e portare tutti i nostri problemi di salute, di distonie, di difficoltà, li vogliamo portare ai piedi del tuo figliolo Gesù e ti vogliamo chiedere perdono, qualunque sia il nostro peso, qualunque sia la nostra distonia, qualunque sia il nostro peccato, abbi pietà di noi. Concedi a noi stasera una nottata di felicità, che domani mattina saremo sempre più vicini a te per adorarti e glorificarti, Padre. Stasera c'è la sorella Valeria e c'è il fratello Carlito qui che stanno guardando. Ungila dall'alto, Signore, prenditi cura tu, perché te la affido loro così come sono, genuini. Formali tu, Padre, attraverso il tuo Spirito Santo. Dagli calma a Valeria e a Carlito. Tu sai il suo bisogno quanto è grande. L'emozione, la gioia, la sicurezza, la potenza dall'alto, Signore. Benedici ancora tutti quelli che sono nella live, in tutte le live, sono tante le live. E benedici tutti quelli che domani ascolteranno ciò che ha detto stasera, qualcosa di particolare. Che questa voce calma, gioiosa, possa benedire a tutti. E per ultimo benedici la mia casa, mia moglie, miei figli, miei nipoti, mio genero, mia nuora, i miei consuoceri, le mie sorelle, fratelli in carne e quelli in spirito, vicini e lontani, dal 1994 che tu mi facesti cadere per terra morto fino adesso, chiunque ha avuto la compassione di chiedere preghiere, tienile sempre vicino a te, tutti i soggetti di preghiera, da quel giorno fino adesso, Signore. Adornali con il tuo Santo Spirito. Grazie papà, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Bene, buonanotte, io chiudo, ci sentiamo domani, va bene? Un bacio Buonanotte, Fratello Angelo, buonanotte, un bacio. grande, che la gioia del Signore sia con te. Valeria, ti saluto con un grande bacio. Dio ti benedica. Ha scritto buonanotte perché non può parlare più. Buonanotte, Va bene, buonanotte, amore mio. Buonanotte a buonanotte. tutti. Chiudo, chiudo, va bene? Buonanotte.